Beh, i dati del lago della balneazione sicuramente non sono confortevoli in questo momento, infatti ne è sconsigliata. Una riprova l'abbiamo da queste immagini, un fenomeno particolare che si sviluppa quando ci sono delle combinazioni particolari. Si chiama eutrofizzazione, che vorrebbe dire dal greco cibo buono o qualcosa del genere, ma tanto buono non è. Allora, la ricetta è semplice: ossigeno, azoto e luce. E il verde, l'eutrofizzazione, non è nient'altro che la fioritura di microalghe che hanno una vita brevissima, che si sviluppano quando ci sono queste combinazioni. Hanno bisogno dell'azoto. Da dove arriva l'azoto? Dagli scarichi fognari, oppure, come in questi giorni, dopo tanta siccità, i fiumi hanno cominciato a ributtare acqua nel lago, ricca di detriti, di fogliame marcio, eccetera, per cui ricca anche di azoto. Per cui è stato un invito a pranzo per queste alghe. Sicuramente il lago Smeraldo è spettacolare, però ha un qualcosa contro, la mucillagine che si forma. Dopo neanche un giorno e mezzo, massimo due, di questo fenomeno, già nel molo, perché si forma soprattutto dove l'acqua è ferma e calda, abbiamo l'affiorare delle microalghe morte che formano questa brutta cosa che oltretutto è anche un po' dannosa per l'ambiente e per le persone. E forse il vento di questi, se continua il vento eccetera, possono essere dispersi, oppure un abbassamento della temperatura.